Giuseppe Porcaro mi pone una domanda sull'innesca per pescare le orate nel periodo della riproduzione. Lui mi dice che le pesca generalmente con la cozza. La cozza va benissimo, soprattutto se le peschiamo in acqua bassa, sulle spiagge e lungo le coste, dove diciamo non c'è una massiccia presenza di minutaglia di pesci che comunque riescano a far pescare la nostra esca, a tenerla in pesca. Quando noi andiamo a pescare le orate nel periodo della riproduzione sulle secche a largo, allora diventa tutto più difficile perché abbiamo a che fare con molti pescetti, sciarrani, pesci di mezz'acqua, mendole, boghe, tanutelle, che in 3 secondi veramente leverebbero l'esca dagli ami. Quindi la sardina solamente scappata, quindi un'esca bella voluminosa, come la sardina attira maggiormente l'orata e poi l'orata mangia la sardina quando si trova sullo scoglio. Quando la peschiamo sulla sabbia, chiaramente esche tipo il granchio, la cozza, il bibi sono superiori alla sardina. Poi la sardina funziona molto bene perché è unita alla pastura di sardina. Quindi le orate mangiano i pezzetti di sardina e mangiano anche la nostra esca sugli altri.